Buonasera a tutti, a nome del Circolo Lega Ambiente 4 Miglia, di cui sono presidente, vi ringrazio per la presenza. Questa sera affronteremo un tema per noi di notevole rilievo, quello dei prodotti agroalimentari tradizionali di Puglia. Questo atlante è stato redatto a cura del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari ed è un lavoro veramente monumentale che si articola in ben 329 prodotti. Noi come Circolo di Legambiente stiamo da alcuni anni portando avanti un discorso sull'agricoltura di qualità, sulla promozione del territorio. Non peraltro siamo partner della Fiera dell'Agricoltura che ha avuto un notevole successo nello scorso ottobre e in seno a tale manifestazione abbiamo già fatto una presentazione di questo atlante. Però, siccome la tematica è così ampia e così meritevole di approfondimento, che già in quella data concordavamo con l'assessore Giannocca e con il relatore Adriano Di Donna che dovevamo assolutamente trovare una nuova data per riproporre questa attività. Indubbiamente i prodotti indicati in questo atlante sono espressione di una cultura, di una tradizione, di saperi che sono fortemente radicati con il territorio. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad approfondire questi prodotti, in un certo senso andiamo a conoscere meglio la nostra Puglia. E soprattutto può diventare un elemento anche di promozione del territorio perché, come molti ben sanno e hanno capito, il turismo, un turismo di qualità, un turismo che va alla ricerca di queste, diciamo, di questi prodotti autentici, vanno alla ricerca proprio di queste cose e quindi può essere un elemento di promozione del territorio. Io ringrazio l'amministrazione comunale, questa sera rappresentata dall'assessore Cater Giannoccaro, per aver messo a disposizione questa sede, sempre molto bella, il Castello Caracciolo è il nucleo di San Michele di Bari da cui tutto ha preso corpo. Ma soprattutto per questa attività incessante, ricordo la scorsa settimana abbiamo fatto anche la Fiera dell'Olio, noi stiamo puntando ad una agricoltura di qualità, ad una promozione di questi prodotti che possono anche diventare delle eccellenze e poi diciamo, dobbiamo anche dirlo, il Comune di San Michele è un comune che non avendo grosse realtà imprenditoriali, ormai da molti anni ha puntato tanto sull'enogastronomia e quindi noi siamo sul solco di questa promozione. Ora inviterei l'assessore Candela Giannocca per un saluto. Grazie Giuseppe, grazie, piacere di rivederti. Come diceva Giuseppe, questo incontro stasera ha una certa rilevanza perché parliamo della nostra Puglia, quindi noi non parliamo solo di San Michele perché altrimenti diventerebbe un po' di tutti. Anche se il nostro piccolo paese insomma, è rappresentato, ben rappresentato, con due schede, non abbiamo due prodotti che ormai insomma. Sono quello della Zambia, magari tu comunque ce li fai anche vedere, anche se l'abbiamo già visto l'altra volta, e quello della focaccia al miglio, abbiamo qua il dottor Manganelli, perché da poco abbiamo avuto il riconoscimento dei panifici di San Michele, dello slow food, come presidio di San Michele, appunto la focaccia. Però
io vorrei proprio sottolineare l'attenzione su quello che ha detto Giuseppe. Adesso è importante che sì, l'agricoltura, però si crei proprio una rete tra l'agricoltura e il turismo. L'agricoltura, i paesaggi rurali, il mondo rurale, l'eccellenza, il turismo e la cultura sono tre aspetti che devono intrecciarsi, devono creare appunto una rete, fare in modo che, quindi noi siamo stasera in un luogo eccellente, quello che è il Museo della Civiltà Contadina, intestato a Dino Bianco. Quindi che cosa significa? Tutto il paesaggio viene così si mette così in evidenza quelle che sono le eccellenze del territorio, dalla cultura ai prodotti tipici, però partendo sempre dall'agricoltura, che insomma eccelle nel Zamichine, ha delle realtà agricole importanti. Il Comune di San Michele pone proprio l'accento in questo momento sulla promozione del territorio. Chi vi parla anche la delega della promozione del territorio, perché puntiamo proprio a allargare i confini, perché se parlassimo solo di San Michele, diciamo, alla fine i confini sarebbero riduttivi. Noi dobbiamo ormai imparare a parlare tutti di comprensione. Non a caso questa sera siamo una piccola rappresentanza di quello che è la fiera dell'agricoltura. Abbiamo il dottor Manganelli con Rio Food, abbiamo la Min che con Senega, ma la Min fra qualche giorno ci stupirà perché sta facendo delle attività nel cantiere, quindi ci farà sapere. Poi abbiamo Giacomo Spinelli per il centro studi, l'ambiente, la piazza, abbiamo il comune di Casa Massima rappresentato dalla dottoressa Donetta Spinelli, non il comune municipio, il comune. Abbiamo Gianni Spinelli, giornalista per come si chiama, il centro studi, è sempre molto attivo, Piero Lassallo. Quindi il nostro è un comune piccolo ma fatto di tante belle persone che stanno lavorando tutti proprio in modo collettivo e coeso proprio per lo sviluppo di questo, di nostro, questo comune che ne ha ancora tanto bisogno. Io vi ringrazio sempre per la vostra collaborazione. Da stasera, diciamo da oggi, è partita l'attività natalizia, perché purtroppo non possiamo fare in questo momento grossi punti, sarebbe anche uno spreco, però il nostro calendario di attività natalizie ha tanti bellissimi appuntamenti, tra cui anche questo, e noi vi ringraziamo. Grazie a tutti. Porto un saluto che in questo momento è impegnato in un altro appuntamento. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ora velocemente presenterò il relatore di questa sera, il dottor Adriano Di Donna, che è un giovane studioso che sta facendo un dottorato, il cui tema è di per sé già è molto eloquente: biodiversità, agricoltura e ambiente. Quindi, già ecco, dal nome si comprende qual è la direttrice secondo cui procederà con i suoi studi. Lui è stato tra i coautori della pubblicazione e tra l'altro da poche settimane ha preso avvio il nuovo progetto di Biodiverso, che è questo progetto in cui l'Università di Bari è da 10 anni, credo, capofila, e che ha contribuito al recupero di numerose specie orticole a rischio estinzione. Hanno fatto tanti studi, ricerche anche bibliografiche, insomma hanno fatto un lavoro encomiabile. E quindi la notizia diciamo, che abbiamo appreso praticamente un mesetto fa, secondo cui insomma, la Regione Puglia ha finanziato un nuovo, anzi due progetti, fa ben sperare per i prossimi anni. Quindi in bocca al lupo ad Adriano e prego con la relazione. Di velluto. Allora, grazie mille a tutti quanti per essere qui stasera, vi ringrazio per l'invito Giuseppe e anche l'amministrazione comunale. Allora, una breve introduzione è stata già fatta. Quali sono gli obiettivi di oggi, di questo incontro? Sicuramente portarvi un pochettino a spasso per la Puglia, e il secondo obiettivo ancora più importante è coinvolgere il pranzo, sostanzialmente. Quindi spero che il pranzo sia stato abbondante oggi, perché rischiamo altrimenti di non arrivare alla fine della presentazione.
Oggi parleremo di questi prodotti, i prodotti agroalimentari tradizionali di Puglia. Una piccola introduzione, un piccolo esempio di quelli che saranno, diciamo, di quello che sarà l'oggetto della nostra presentazione, sono appunto quei prodotti cui metodiche sono tradizionali del territorio e sono diffuse o a livello regionale o a livello provinciale, o addirittura ci sono molti prodotti che hanno una diffusione tradizionale a livello esclusivamente comunale, o meglio a livello tradizionale sul comune, poi si distribuiscono sul territorio in maniera anche uniforme e difforme. E per esempio, andando avanti con la nostra presentazione, a San Michele, come ho già detto, abbiamo la presenza di due prodotti agroalimentari tradizionali, che sono appunto la focaccia al libro, che è anche presente sul food, e inoltre la zampina di San Michele, che ho appreso con piacere che è iniziata la procedura per avere il riconoscimento come IGP. Molto velocemente, cosa definiamo noi come prodotto agroalimentare tradizionale? Con il termine prodotto agroalimentare tradizionale si intendono tutti i prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e devono essere omogenee su tutto il territorio interessato secondo regole tradizionali e devono essere dimostrate questa tradizionalità per un periodo non inferiore ai 25 anni. Questo è un termine molto interessante perché in realtà a livello comunitario il termine tradizionale viene associato a prodotti, noi scontiamo questo termine leggermente più breve e quindi anche più facile per noi in qualche modo andare a dimostrare il legame con il territorio. Come si dimostra questo legame? Come si presentano, diciamo, come si candidano i prodotti tradizionali del nostro territorio a questo riconoscimento? Attraverso delle specifiche schede che vengono presentate in regione. Sono tre tipologie di schede differenti, una prima scheda descrittiva, una seconda scheda che invece va a definire la storicità del prodotto e come viene definita se non attraverso bibliografia, che può essere molto ampia. Vediamo infatti nella descrittiva sia libri di ricette, che possono essere libri nazionali che riportano ricette regionali, ma molto interessanti sono anche libri a cura di autori del territorio che curano quello che è appunto la cultura e la storia del territorio da quale provengono. La terza scheda che viene invece presentata in regione è una scheda di deroga sanitaria, che anche questa è molto importante perché molto spesso, soprattutto quando parliamo di prodotti di origine animale, quindi soprattutto latticini piuttosto che prodotti a base di carne, la preparazione tradizionale a volte è difforme da quelle che sono e da quella che è la normativa sanitaria. Quindi molto spesso questo riconoscimento può essere utilizzato anche per richiedere deroghe sanitarie per rispettare quella che è la preparazione tradizionale di un prodotto. Questo in Puglia non è ancora avvenuto, non ci sono preparazioni tradizionali che hanno richiesto deroghe sanitaria, ma avviene in molte altre regioni, come ad esempio la Campania. I prodotti agroalimentari tradizionali si distribuiscono, come dicevamo, in un elenco nazionale sia per regioni, quindi ciascuna regione italiana ha un proprio elenco di prodotti agroalimentari tradizionali, sia in differenti categorie. Queste sono 10 categorie che sono rappresentate nella regione Puglia. In realtà le categorie nazionali sono 11. In Puglia noi non abbiamo mai registrato prodotti sostanzialmente birre tradizionali, in quanto non sono mai state riscontrate ad oggi ancora appunto birrifici tradizionali che potessero dimostrare una tradizione, diciamo, per questa produzione sul territorio pugliese. I prodotti alimentari tradizionali. A cosa serve questo riconoscimento? In realtà, a livello di normativa, noi sappiamo che il prodotto agroalimentare tradizionale è un censimento, è un elenco di prodotti e quindi c'è un riconoscimento della tradizionalità e del legame col territorio. Ma molto spesso questi prodotti rappresentano anche, come possiamo leggere in descrittiva, un biglietto da visita delle agricolture di qualità. Perché, e dagli studi che stiamo facendo possiamo dimostrare anche questa cosa, molto spesso il riconoscimento VAT non è altro che una leva per ottenere altri riconoscimenti europei più importanti che permettono anche di commercializzare il prodotto con marchi ben indicati come l'IGP e la BOP, invece il VAT non ha un marchio registrato che può essere apposto su differenti prodotti, e quindi con una percentuale di conversione tra prodotto agroalimentare tradizionale e IGP negli ultimi 20 anni del 56% addirittura, quindi noi sappiamo che i prodotti registrati come IGP e BOP, dal momento in cui sussiste anche l'elenco dei PAT, la maggior parte erano precedentemente PAT, abbiamo appunto un avanzamento del livello commerciale per questi prodotti. Alcuni esempi:
sono la cipolla bianca di Margherita e il cacioppo brindisino, che sono prodotti GP, invece la pasta novella di Galatina è ad oggi un prodotto GP e tutti questi precedentemente erano prodotti agroalimentari tradizionali. E in Puglia? Facciamo un piccolo excursus su quello che è l'elenco regionale. Sostanzialmente questa è l'evoluzione che i pattugliesi hanno, diciamo, registrato negli anni, sin dalla prima pubblicazione con il primo decreto ministeriale nel 2000. Ad oggi noi contiamo 329 pattugliesi e vi anticipo che per il prossimo anno abbiamo già presentato ben 23 nuove richieste per nuovi prodotti alimentari tradizionali, sia come gruppo di ricerca, sia grazie alla collaborazione di studenti della nostra università. La distribuzione dei pattugliesi è quella che vediamo in slide, ovvero nelle differenti categorie quella più rappresentata tra le categorie dei prodotti agroalimentari tradizionali e poi i prodotti vegetali freschi e trasformati. Su queste diapositive mi fermo un secondo perché sostanzialmente quando registriamo un prodotto come tradizionale non è il frutto di una ricerca capillare sul territorio, ma molto spesso è un'iniziativa di un ente pubblico, un privato, un'associazione, un'amministrazione comunale che, tra virgolette, prende a cuore in qualche modo un prodotto e decide di sviluppare una ricerca bibliografica sul territorio per registrarlo all'interno dei prodotti agroalimentari tradizionali. Quindi quando noi facciamo un confronto e tra categorie e tra prodotti tra le differenti regioni, dobbiamo sempre considerare che le regioni che hanno più patti registrati non vuol dire che abbiano una tradizione maggiore rispetto al territorio. Semplicemente c'è stata un'attenzione maggiore in questi territori rispetto ad altri su quelle tipologie di riconoscimento. Allora, ora facciamo una piccola e breve carrellata su quelle che sono alcuni prodotti rappresentati all'interno dell'elenco regionale. Questo ci serve anche per cercare di inquadrare che tipologia di prodotti e quali sono i prodotti che noi andiamo a valorizzare per questo riconoscimento. Nella categoria dei prodotti vegetali, che come abbiamo visto è quella rappresentata, abbiamo sicuramente tutti quei prodotti e quelle varietà locali che sono rappresentativi della tradizionalità delle nostre coltivazioni sul territorio. Quindi abbiamo sia specie ortive come il pomodoro regina o anche la cicoria puntarella molfettese, ma anche, diciamo, specie arboree o comunque frutta sostanzialmente come l'uva valesana. Ma all'interno di questa categoria troviamo anche una cosa molto interessante, che sono tutti quei prodotti spontanei delle nostre campagne, come la nominale degli squali selvatici, ma anche altre piante che noi comunemente utilizziamo in cucina, come la bietola di campagna o bietola selvatica, o anche la spragine volgare. La novità del 2022, quindi registrata quest'anno, è ad esempio la capa di morto, la chipa di morto, che è sostanzialmente una varietà di capolava che è molto diffusa appunto nella Calabrese. Su questa diapositiva io ho modo anche di farvi notare una cosa. Come molto spesso, quando registriamo un prodotto alimentare tradizionale, noi registriamo anche il legame col territorio. In questo caso il legame col territorio è anche un legame linguistico, tant'è vero che noi abbiamo registrato questa particolare varietà di capolorappa con il nome dialettale di Capa di Morto. Quindi diciamo che andiamo anche a valorizzare l'aspetto linguistico dialettale e quindi anche a conservare nel tempo la memoria di quella che è la nostra lingua, la lingua, diciamo, pugliese. Quando i prodotti vegetali subiscono delle lavorazioni in cucina, rientrano nella categoria dei prodotti della gastronomia. Qualche breve esempio: le olive fritte, i lampacini sotto la cenere, lo spericone tipico di Bisceglie, le famosissime zucchine a poverella che tutti quanti consumiamo, l'acqua sale e anche orecchiette con la rucola. Ovviamente ci sono anche orecchiette con cime di capa, però non è mai scontato inserire orecchiette con cime di capa, perché voglio dire tutti quanti noi possono essere riconosciuti con prodotti tradizionali. Andando avanti tra le categorie rappresentate, la seconda categoria più rappresentativa della nostra regione è quella delle paste fresche, prodotti da panetteria, biscotteria e pasticceria. Questa è una categoria molto ampia, in quanto partiamo valorizzando alcuni tagli di pasta che sono tipici della nostra regione, come i cavatelli e le orecchiette, ma anche le lasagne rotolate. Ma non solo tagli di pasta, anche tipologie e preparazioni particolari come la pasta di grano asso o pasta di grano bruciato. All'interno di queste categorie riscontriamo anche tutti quei prodotti da forno, come la focaccia varese, il panzerotto fritto o anche il pane di Mont Sant'Angelo, per fare giusto tre esempi, ma ancora troviamo tutti quanti quei prodotti dolci, sostanzialmente, come le scarcelle pasquali, le cartellate o anche la faldacchia della vicina Tupi. Continuando nelle novità del 2022, una delle novità molto interessanti è questo particolare dolce, che è la Pugliata di Polignano, che è a base di mandorle e bucce di arance,
E la cosa molto interessante che poi abbiamo anche riscontrato nel recente incontro che abbiamo avuto qui alla Fiera Agricoltura è che questo dolce in realtà non è conosciuto neanche nel comune di appartenenza, che è Pognano a Mare. È un dolce che noi abbiamo, cui tradizionalità siamo riusciti a dimostrarla grazie a un libro di un cultore del territorio di Polignano, e in realtà questo dolce non è riscontrabile né trovabile nei esercizi commerciali. È una preparazione casalinga tradizionale che solo in alcune famiglie di Pognano a Mare continua ad essere portata avanti, quindi è veramente un prodotto di nicchia che ci aiuta a sottolineare come anche questa attività di ricerca ci aiuti a tramandare delle tradizioni che pian piano stiamo perdendo. Andando a vedere invece la macro categoria dei prodotti di origine animale, che ovviamente ha un sentito che è perfetto, dei prodotti di origine animale, all'interno di questa categoria riscontriamo invece tutti quanti quei prodotti appunto che derivano da preparazioni animali, quindi carni, protittici, piuttosto che formaggi e molto altro ancora. Facendo ancora una breve carrellata, carni e frattaglie fresche vengono rappresentate da prodotti come la carne arrosto della terza, i turcinelli, che poi all'interno della regione prendono differenti nomi a seconda della zona in cui spostiamo, per esempio Monopoli che sono i Marelli, tanto è vero che abbiamo registrato anche come si nome delle tale di Marelli, la carne polonica e ovviamente la zambiese Michele di Bari, che appartiene a questa particolare categoria. All'interno della categoria delle carni e frattaglie fresche e carni trasformate troviamo anche altri prodotti molto interessanti come il famoso capovolo di Martina Franca, ma anche il prosciutto di Faeto, nonché il sanguinaccio del Cesa. La novità del 2022 è la bombetta. Quando abbiamo fatto questa presentazione un mese fa alla Fiera Agricoltura, molte persone sono rimaste sorprese dal fatto che la bombetta, che noi tutti quanti conosciamo e consumiamo, sia stata registrata solo nel 2022. Questo perché? Perché, come dicevo precedentemente, l'attività di iscrizione nell'elenco nazionale dei PAT, e quindi anche nell'elenco regionale, si ha esclusivamente nel momento in cui c'è un gruppo che si interessa all'iscrizione di questo particolare prodotto. Quindi anche un prodotto molto conosciuto come la bombetta, vi faccio un altro esempio, non ci sono tra i PAT le polpette fritte di pane, che è una preparazione che noi facciamo tutte le domeniche, però non ci sono. Sono tutti quanti prodotti che noi andiamo ad autorizzare, diciamo, anche quando c'è un'attenzione particolare. Su questo prodotto poi c'è stata anche una diatriba sull'origine, se fosse di Martina Franco o di Cisternino, che va anche a, diciamo, a sottolineare quelle che sono alcune difficoltà della nostra regione quando cerchiamo di valorizzare le nostre produzioni tipiche. Continuando con il nostro aperitivo virtuale, visto l'orario, andiamo ad assaggiare la categoria dei formaggi. In questa categoria noi riscontriamo molti prodotti dalla nomenclatura molto generica in realtà, tipo la scamorza, la burrata o il cacio di cotta, che sono stati registrati nel 2001, quando fu sviluppato il primo elenco nazionale, il primo elenco nazionale, ma poi nel corso degli anni, fortunatamente, si sono aggiunti alcuni prodotti tradizionali e anche tipici del territorio, più strettamente legati a comuni di appartenenza, come il pallone di gradina, in Puglia, o anche il caciocavallo Codolico d'Auno, che ovviamente è specifico della provincia foggiana. Andando invece a fare un buffet in mare, vediamo quelli che sono i pattittici. Ho cercato di presentare in questa diapositiva un pochettino tutte quante le nostre province, quindi come non parlare a Taranto della Costa Tarantina, oppure spostandoci più a Lecce della Quattrara di Porto Cesare, che è una preparazione che viene sviluppata con sostanzialmente gli scarti della pesca. Quindi questa è una preparazione che veniva fatta spesso dai pescatori sulle barche nel momento in cui c'erano pesci che non potevano vendere al mercato perché appunto di scarto, e quindi utilizzavano per andare a preparare questa zuppa. Ma ancora in provincia di Foggia troviamo la specie di resina, invece la ricimarinate, che viene riportata come origine leccese, ma in realtà noi consumiamo quotidianamente tutta quanta la nostra regione, rappresentano appunto un altro prodotto interessante e tipico. In provincia di Bari invece è la novità 2022, ovvero il polpo crudo arrangiato. In questo caso noi quello che valorizziamo non è tanto il prodotto in sé per sé, il polpo, ma noi andiamo a valorizzare quella che è una tradizione, una tecnica di preparazione, un'usanza tradizionale della nostra regione, particolarmente della provincia di Bari, cioè la ricettura del polpo, quella ricettura che i nostri pescatori fanno sugli scogli o poi nelle vaschette con l'acqua salmassa, hanno tra virgolette a dondolare e forcolare il polpo per renderlo più tenero. Quindi questo mi aiuta anche a sottolineare come questo censimento, questo riconoscimento che noi facciamo per prodotti alimentari tradizionali ci aiuta a portare avanti quelle che sono i nostri usi e le nostre tradizioni.
Ancora, anche in questo caso, nel momento in cui i prodotti vengono cucinati con particolari tecniche tradizionali, finiscono nella categoria dei prodotti della gastronomia. Famosissima teglia al forno con patate, riso e cozze, non con risotto e cozze, mi raccomando, si mettono prima le patate, poi il marro e ancora agnello gradinese o proprio di cavallo. Ovviamente tutte queste categorie sono molto più ampie, vi porto degli esempi, poi per vedere tutti quanti i vari prodotti vi invito a sfogliare la fante. Concludiamo questa prima parte di aperitivo con un piccolo, diciamo, assaggio alcolico in qualche modo. E qui ritroviamo quindi nella categoria delle bevande analcoliche, nonché di stelle di cuori, sicuramente alcuni prodotti tradizionali della nostra preparazione tradizionale della nostra cucina, come il limoncello, l'allorino, il liquore di fico d'India, ma anche l'arancino. In alto sulla vostra sinistra avete anche il latte di mandorla, che appunto rientra come prodotto tradizionale delle bevande analcoliche. Con questa slide io concludo la prima parte di questa presentazione e vorrei sottolineare invece l'importanza di uno dei termini che compone la parola prodotto ovviamente tradizionale, ovvero appunto come il rosso tradizionale. Questo perché? Perché quando noi pensiamo alla tradizione, pensiamo sostanzialmente molto spesso a quelle che sono usanze contadine, usanze comunque del popolo, usanze delle generazioni passate, che spesso venivano legate a tradizioni, come ad esempio feste sacre, come ad esempio particolari sagre, questa è la sagra del carciofo a Mola di Bari, o ancora particolari metodiche di lavorazione, come la sistemazione e preparazione delle sarte di pomodoro appeso. In questa foto noi vediamo una biopatriarca che insegna ai nipoti come fare le sarte di pomodoro regina. Il pomodoro regina è molto interessante in questo caso perché la serta, quindi sostanzialmente il grappolo che va qui appeso, viene preparato con il filo di cotone tradizionalmente, andando a legare ogni singola bacca e non l'intero grappolo, quindi un lavoro minuzioso che appunto viene tramandato di generazione in generazione. Parlando di tradizione e pensando al periodo che stiamo, diciamo, in questo momento ci stiamo affacciando, non possiamo pensare al Natale. Quando noi pensiamo a Natale, molto spesso pensiamo a prodotti, a dolci, quindi tutte quelle preparazioni che noi poi presentiamo sulle nostre tavole in questo periodo. Quindi, ad esempio, le cartellate, le pettole, mandorlaccio, nonché mandorle atterrate. Ma all'interno di questa presentazione, io, tra virgolette, vorrei giocare un pochettino con voi e presentarvi tutti quei prodotti che in realtà sono legati in maniera tradizionale al periodo natalizio, partendo da prodotti salati, arrivando ovviamente dolci e poi passando anche in campo. Prima di tutto, questo piatto immagino che tutti quanti voi lo conosciate, come si chiamano? Le scagliozze. Qual è la tradizione delle scagliozze a Bari quando vengono servite per fare tradizionalmente? San Nicola? Il 6 dicembre, esattamente. Il 6 dicembre è tempo di scagliozze. Perché il 6 dicembre è tempo di scagliozze? Perché la tradizione, le anziane di Bari Vecchia si sistemavano con dei piccoli fornetti, con dei piccoli fuochi al di fuori della cattedrale di San Nicola, aspettavano le persone che uscivano dalla chiesa e vendevano questo piatto. Oggi diremo nel cono, nel cartoccio, però lo vendevano sostanzialmente a coloro che uscivano dalla messa il giorno del 6 dicembre. Ma andando avanti con il tempo, dopo il 6 dicembre abbiamo un'altra importante festa che è l'Immacolata, quindi l'8. Alcune preparazioni tradizionali pugliesi legate all'Immacolata sono il tarallo dell'Immacolata di Berlino in Puglia e le passulate di Nargò, che sono un'altra tipologia di preparazione che viene preparata appunto nel comune di Nargò, nel Salento, in questo periodo dell'anno. In questa diapositiva in più vi ho aggiunto questo libro, questa fonte bibliografica, che è un Caralib. Perché ve l'ho aggiunto? Perché questo è un testo del 1997-98, comunque prima degli anni 2000, che è stato redatto a cura dell'Università della Terza Età di Gravina, in Puglia. Questo è un testo che riporta molte preparazioni tradizionali, tra cui il tarallo dell'Immacolata, sia con il testo in italiano, sia con il testo in gravinese. Sono quelle tipologie di prodotti bibliografici, quindi quegli scritti, che sicuramente per quanto riguarda la nostra ricerca sono molto utili, ma soprattutto sono molto interessanti perché permettono di tramandare a generazioni future quelle che sono le conoscenze di persone anziane che magari non avrebbero altro modo di tramandare queste tipologie di conoscenze. E quindi questo libro è molto interessante, tra l'altro non si trova più sul mercato, ma è disponibile solo su richiesta alla biblioteca di Gravina.
Ancora continuiamo il nostro pranzo natalizio parlando di dolci, quindi arrivando al focus principale di quello che è il nostro Natale. Una piccola carrellata di prodotti, la azienda ho tre di questi, non ho portato nella presentazione le cartellate, tutti quanti non le conosciamo, ma parleremo invece del pesce di pasta di mandorla, delle pettole, dei porcelluzzi leccesi e basta, sostanzialmente, poi passeremo a un'altra categoria. Partiamo un po' dalle pettole. Le pettole, qual è invece per le pettole il territorio o la tradizione a cui si lega questo prodotto? Territorio? Terra di Puglia, terra di Bari. Invece no, Taranto in realtà. La tradizione delle, la tradizione delle pettole viene fatta, viene portata da un riferimento, ve la mano tutta la slide così potete anche leggere, viene portata da un riferimento al 22 novembre Santa Cecilia. La tradizione vuole che durante la notte di Santa Cecilia, quindi il 22 novembre, una signora di Taranto, preparando l'impasto per il pane, fosse distratta dagli zampognari che passavano per le vie vecchie della città e quindi si dimenticò del pane, sostanzialmente che lievitò in maniera eccessiva per essere utilizzato per la panificazione e quindi la signora, per evitare di buttare questa massa, ci fece delle palline, le tuffò nell'olio bollente e le servì a tavola ai figli, diciamo, come dolce, come accompagnamento. I figli, a quanto dice la leggenda, a quanto comunque dice la storia, ne furono entusiasti, chiesero alla mamma: mamma, ma come si chiamano quindi questo prodotto? Come si chiama? E la mamma rispose: pittile, che è praticamente il diminutivo di pitta, che a Taranto va a descrivere la focaccia o comunque una preparazione da fuori, no? E quindi questo prodotto qui è rimasto nella tradizione tarantina e ancora oggi a Taranto, il 22 novembre, giù in Santa Cecilia, c'è la tradizione di preparare le pettole che vengono servite mentre la banda sostanzialmente suona per le vie della città. Un altro prodotto invece molto interessante è il pesce al nero di pasta di mandorle. La cosa interessante di questi prodotti è che vengono serviti nel Salento e vengono preparati esclusivamente a Pasqua e a Natale. A Pasqua troviamo questo simpaticissimo agnello, invece a Natale servono il pesce per, diciamo, legare anche la forma di questo dolce alla tradizione, diciamo, religiosa che si va a sviluppare in quel particolare periodo. Ultimo prodotto che vi presento per quanto riguarda i dolci sono i porcelluzzi leccesi. Come vengono preparati questi porcelluzzi? È un impasto fritto praticamente. È un impasto fritto, si utilizza anche il vino bianco per preparazione e sono poi conditi con miele, con confettini, qualcuno mette anche pinoli, ma non dipende poi. È un'altra tipologia di ricetta che di famiglia in famiglia cambia un pochettino il suo sviluppo. Addirittura, per quanto riguarda i porcelluzzi, le prime testimonianze li fanno risalire all'età romana. Cioè, si dice che già in età romana questa tipologia di dolce, ovviamente non chiamato porcelluzzi, ma descritto come gli attuali porcelluzzi, venisse servito durante appunto le messe come diciamo a conclusione dei pasti. Inoltre, la curiosità di questo dolce è che è un dolce quasi dimenticato, perché era un dolce legato molto spesso a Topolino, quindi alla gente povera del Salento, però oggi è stato riscoperto, viene preparato soprattutto nel periodo natalizio, ma non solo, in tutti quanti i forni salentini. E se a Natale abbiamo mangiato tanto, abbiamo anche un piccolo modo tradizionale di depurarci, che è la minestra verde. Quando viene servita la minestra verde? A Santo Stefano, esattamente. Dopo le grandi fatiche mangerecce del cerimonio del 24 e del pranzo del 25, solitamente le famiglie pugliesi, tra cui anche la mia famiglia, prepara, tra cui a me non piace neanche, prepara il 26 la minestra verde, che non è altro che un cotto di verdure che aiuta anche a depurare lo stomaco in qualche modo e vengono utilizzate per la preparazione molte erbe spontanee, nonché appunto colture che si trovano in questo periodo. Oltre questo prodotto, molto spesso capita che, proprio come tradizione nostra pugliese, dopo che si è in famiglia il 24 e il 25, il 26 in famiglia non si viene più a vedere e quindi magari a pranzo non si sta insieme e si va a trovare i familiari esclusivamente magari per giocare a tombola, per fare gli auguri, per stare insieme. E come si consuma durante questi momenti? Il sopratavolo. Questo in realtà non è un prodotto, il sopratavolo è sostanzialmente una tradizione.
Il sopratavolo non è altro che quell'insieme di prodotti che noi consumiamo dopo i pasti, solitamente dopo i pasti festivi, e che in qualche modo ci accompagnano durante le chiacchiere che noi facciamo con i familiari o con gli amici che accogliamo nelle nostre case durante queste festività. È composto da olive, finocchi, ravanelli, frutta secca, eccetera, eccetera, eccetera. È una tradizione che viene importata da numerosi autori, soprattutto in Sada, che lo ricomprende all'interno della categoria degli apristoma portoghesi. Inizialmente, quindi, probabilmente questa sua tavola era un sostanzialmente un aperitivo, diciamo in qualche modo un antipasto, ad oggi invece viene consumato anche durante i pomeriggi per, diciamo, allietare anche un pochettino la bocca mentre chiacchieriamo animatamente con i nostri commensali. Se ci spostassimo in campo, quali sono le colture che noi troveremmo in questo periodo, appunto, diciamo, dicembre, novembre-dicembre, in campo in Puglia? Vi parlerò di due prodotti particolari. Il primo è il cavolo riccio, detta anche la pianta delle feste. Perché si chiama pianta delle feste? Perché in due comuni in particolare del pugliese, che sono Adelphi e Valenzano, il cavolo riccio si lega a due momenti religiosi che vanno a corrispondere in un caso con la raccolta, in un altro caso con la semina. Per esempio, la Delfia, ogni anno la raccolta comincia il giorno di Sant'Ifone, che è il 10 novembre, e finisce poi in occasione della festa della Madonna della Sera di Canneto, che è la Madonna che abbiamo visto in una precedente slide, che invece cade nel villaggio. Anche a Valenzano il ciclo culturale viene scandito da feste religiose, e questo ci aiuta, va a sottolineare, se ce ne fosse ancora bisogno, come molto spesso le nostre tradizioni ortive, ma anche i nostri prodotti ortivi, si legano a quelle che erano le colture contadine, le culture contadine e le tradizioni contadine. In questo caso si legano appunto a due festività sacre. Ancora più interessante è la caduta di Chigiano, detta anche Arlecchino in campo. Ovviamente, vedendo questa foto, il primo pensiero che potreste avere è che questa caduta sia praticamente una parente stretta della caduta di Polignano, perché il colore ci ricorda molto la più famosa caduta di Polignano. In realtà la caduta di Chigiano è una caduta che si ritrova esclusivamente nella Rea di Chigiano e si lega anche in questo caso a una particolare festa, che è sostanzialmente San Vipazio. La caduta di Chigiano viene prodotta in questo periodo, che è una tipologia di varietà che non è economicamente conveniente. Vi spiego. Per andare a coltivare questa caduta e presentarla sul mercato, tutte le attività non sono meccanicizzabili. E quindi sono tante operazioni che vengono fatte a mano, perché questa radice è molto molto delicata. Quindi tutti quanti i contadini devono sostanzialmente andare a coltivare un piccolo areale di produzione e poi andare a raccogliere a mano questa caduta. Perché, anche se non è economicamente conveniente, questa varietà viene ancora coltivata a Chigiano? Perché si lega a Sant'Ipazio. Sant'Ipazio è, per la tradizione chigianese, il protettore delle parti intime maschili, sostanzialmente, e la usanza dei contadini di presentare la caduta di Chigiano durante questa particolare festività ha aiutato la conservazione di questa caduta, che ad oggi viene prodotta esclusivamente per essere presentata e venduta alle signore che si recano alla messa e portano in dono al santo questa particolare caduta, appunto per andare a proteggere la dignità dei mariti. Ancora, passando per i campi, in questo periodo troviamo anche altre specie coltivate e varietà spontanee: la cardonia, il cartoncello, la capa di morto che abbiamo già visto in precedenza, i mugnoli, il cavolo mugnolo, che è un cavolo sostanzialmente leccese, che ha un'infiorescenza molto interessante e molto particolare, e si trova soprattutto in questo periodo, e ancora anche specie spontanee come il boccione minore, che può essere utilizzato in insalate o appunto nella minestra verde che abbiamo visto poco fa. Tutte queste informazioni le potete trovare in questi due prodotti editoriali, perché oltre a tante prodotti di edizione di Puglia, oggi vi presento anche un altro prodotto editoriale scritto dal professor Santa Maria e dal dottor Renna, che è il 10 prodotti per te. Se nell'Atlante noi facciamo appunto un elenco che è di 700 pagine corposo di tutti quanti quelli che sono i prodotti di edizione di Puglia, invece quest'altro prodotto editoriale docenti dell'Università di Bari hanno deciso di focalizzarsi solo su alcune particolari varietà pugliesi, tra cui appunto il cavolo riccio e la caduta di Chigiano, ma vediamo anche il cavolo mugnolo, il barattiere, piuttosto che i pomodori da servo,
andando a raccontare per queste particolari varietà storie, curiosità, utilizzi in cucina, attività di ricerca che sono state sviluppate. Quindi è un prodotto in realtà molto interessante. Dove possiamo trovare questi libri? Il sito per scaricare entrambi i libri è www.patcuglia.it, ovviamente il download è totalmente gratuito, non vendiamo niente. E la sezione per andare a scaricare è la sezione ebook. Aprendo questo link troverete questa pagina in cui poi andando a cliccare su Atlante Patcuglia il PDF riuscite a visualizzare e scaricare tranquillamente il codice editoriale. Più giù in questa pagina c'è anche l'altro ebook di 10 prodotti per te. Solitamente, e questa è l'introduzione che ho fatto alla Fiera dell'Agricoltura, con la presentazione dei libri noi concludiamo sempre la nostra presentazione, ma vorrei un attimo lasciare in sospeso questa domanda e magari raccogliere qualche idea dalla platea, ovvero cos'altro possiamo fare? Cos'altro possiamo fare in che termini? Cos'altro possiamo fare per tutelare le nostre tradizioni? Cosa possiamo fare per valorizzare il nostro territorio? Cosa possiamo fare per, tra virgolette, conservare anche molte specie e varietà tradizionali del nostro territorio? Vi lascio una domanda sospesa, se qualcuno vuole dare una risposta, e poi dico la mia. C'è bisogno di fare più promozione, forse, facendo conoscere questi prodotti anche in aree dove anche nostre non sono conosciute, per esempio. Anche perché molti prodotti effettivamente, come abbiamo visto, per esempio la coppia di Polignano, piuttosto che la coppia di Tiggiano. No, ma anche la focaccia al libro non è conosciuta, sono purtroppo. Sono prodotti che nei comuni vicini, per esempio, non sono conosciuti. O anche l'altra problematica che molto spesso riscontriamo è che spesso alcuni prodotti sono conosciuti in differenti comuni con nomi diversi. Ad esempio, faccio un esempio molto sul barattiere, che è un melone immaturo, nella reale produzione, che è un monopolio Fasano, ha tipo 20 nomi differenti, cianciuffo, pagnottella, barattiera, a seconda di quella che è la distribuzione. Però non è questa la risposta, non ancora. Qualche altra risposta? Se no la do libera. C'è del niente. È molto semplice. Lavorare tutti quanti insieme. Perché... era un banale come risposta, scusatemi, però dovevo andare sulla banalità. Poi ovviamente possiamo parlare anche di come fare altre attività, però la cosa che io riscontro sul territorio è quello che c'è spesso difficoltà a far collaborare tanti attori del territorio che molto spesso si muovono in maniera singola e non coordinata, che vanno anche a volte a mettersi la solita alle ruote, purtroppo. Ma la cosa che io mi auguro e che spero che questi incontri possano lasciare anche nel pubblico che ascolta anche queste parole è quella di capire che per valorizzare un territorio non possiamo pensare solo e esclusivamente al nostro orticello, rimaniamo sempre in tema, ma dobbiamo pensare più in grande, dobbiamo pensare alla nostra regione, dobbiamo pensare a tutta quella che è la nostra cultura, che alla fine è ciò che ci definisce. Quindi bisognerebbe lavorare insieme tutti quanti, associazioni, imprenditori, ricercatori, scuole, università, terza età, pubblica amministrazione e cittadini. Il legame molto forte che io vedo in questa diapositiva, che è interessante sottolineare, è quello tra due attori che sono le scuole e l'università della terza età. Perché noi parliamo di passaggi generazionali che molto spesso mancano, molto spesso non ci sono ponti di collegamento tra generazioni, e questo è un peccato perché andiamo a perdere conoscenze, tradizioni, cultura, ma anche varietà locali, preparazioni, eccetera, che invece potrebbero essere una grande ricchezza per la nostra Puglia. Quindi la risposta alla domanda che io vi ho posto, la mia risposta personale, almeno quella diciamo di cappello, è fare rete. Io con questo ho concluso la presentazione, vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente apro spazio delle domande o delle osservazioni nel momento in cui ce ne siano. Allora io parto già con due osservazioni. La prima, secondo me, un mezzo fondamentale di divulgazione, di promozione anche di tante iniziative è Facebook, seppure in tanti lo considerano come delle diavolerie, eccetera, però io ritengo che un saggio utilizzo di questo social possa contribuire ad aiutarci. Faccio un esempio proprio banalissimo. Io l'altro giorno su una bancarella di un fruttivendolo locale ho visto questi cavoli rapa e ho fatto un post.
post su questa cosa di Capitan Wirt, eccetera. E siccome io tra l'altro ho amici che talvolta manco conosco, che però vivono in contesti pure distanti, eccetera, praticamente c'è stato un San Michelino che però vive in Germania da oltre 40 anni, che lui consumava queste Capitan Wirt quando era bambino, però la mamma lo, diciamo, che richiamava in un altro modo, Friedel. Lui ha detto, mo non mi ricordo se l'ho scritto bene, però poi nella bibliografia di Biodiverso ho visto che c'è una pubblicazione in cui i Capitan Wirt venivano chiamati con Verruck o sì, una cosa del genere. Quindi questo Friedel c'ha questa assonanza con quest'altro sì, termine. Quindi, per dire, un San Michelino che però vive a 2000 km di distanza ci ha dato questo piccolo però prezioso elemento, perché a San Michele devo dire che fino a qualche anno fa erano praticamente introvabili questi, questi cavolorato, ma anche lo stesso cavoloriccio io ho iniziato a conoscerlo grazie al progetto Biodiverso, perché anni fa sono stato a Monaco presso Santa Maria, vedevo questi casi in collezione, e poi io con Facebook insomma dicevo eccetera eccetera. Poi chiaramente ci sono le, diciamo, dei processi sono un po' lenti, però nel momento in cui abbiamo iniziato a vedere un vivaio di Putignano, Galluzzi, che ha iniziato a selezionare sementi non ibridate, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato più di uno che anche in areali che non sono quelli storici, tipo Adelphia, tipo diciamo Pari, eccetera, hanno, c'è un'azienda agricola di San Michele che ormai praticamente lo schiavetto, ma si è lo schiavetto, sono tre anni che nel momento in cui va a programmare le sue coltivazioni orticole inserisce il cavoloriccio. E quindi ecco, certe volte bisogna anche un po' credere in quello che si fa. L'altra, diciamo, la seconda cosa che è uno spunto per la vostra ricerca è questo. Io ormai da anni periodicamente di regola nella Valle d'Itria, perché praticamente c'è un mulino presso cui faccio macinare i miei grani, quindi nelle ore di attesa si chiacchiera molto con queste persone splendide, diciamo di una volta, perché fondamentalmente sono passari, persone che vivono in campagna, e io ho appreso di questa ricetta che il termine è un po' lugubre, si chiama Indrame di Diecchie, che è un prodotto natalizio che loro realizzano da un dolce fondamentalmente. Io non l'ho visto realizzato, ne hanno parlato delle signore che loro lo fanno in occasione del Natale. Sono come delle striscioline condite con il cotto però di uva, non di fichi, e li chiamano l'indrame di Diecchie. Quindi diciamo, se voi nell'ambito della vostra ricerca troverete qualche documentazione che attesti questa, questa preparazione, può essere già uno dei prossimi fat. Se c'è qualcuno che vuole fare sì, un'osservazione su sì, quella, sulla prima parte di quello che tu vuoi dire, sì, la cosa che la difficoltà che questo particolare riconoscimento del polipat è che, essendo molto spesso solo un'anagrafe dei prodotti, molto spesso, anche se noi andiamo a riscontrare i primi seriali, quelli che sono quello che elenco, non abbiamo una narrazione, una descrizione di quello che noi effettivamente abbiamo registrato. Il sito Pat Puglia, così come anche la Tante, sono dei prodotti che io prendo molto utile, ma che in molte altre regioni non esistono, nel senso che molto spesso, anche se io voglio ricercare qualcuno di questi prodotti agricoli tradizionali, non trovo delle fonti, non trovo una descrizione, non trovo una foto. Quindi è molto giusto quello che tu dici su Facebook, ma io non solo dire su Facebook, ma anche su internet, blog, possono essere anche iniziative, possono essere tante cose, cioè c'è bisogno di raccontare queste tradizioni, c'è bisogno di raccontare questi prodotti, perché altrimenti ne perdiamo memoria. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo con te che bisognerebbe trovare un modo di raccontare bene, ma anche di confrontarsi, perché solo dal confronto possiamo effettivamente scoprire cose nuove, ma anche riscoprire tradizioni. Ci sono altre domande? Per bene, altre curiosità? Prego. Allora, sinceramente pensavo ai dolci duzzi, le palline di Natale.
come si risolve il problema di attribuire la paternità di un piatto ad una regione oppure ad una provincia, ad una città? Per esempio, i furtibuzzi ci sono in Calabria, sì, in Campania, diciamo, perché è considerato pugliese? Allora, ti rispondo in duplice maniera. Da un lato, quello che tu dici è un problema, perché molto spesso nelle differenti regioni, soprattutto faccio un esempio, la Basilicata, la Puglia, ci sono delle aree di influenza ovviamente che non sono, cioè l'area agricola, la riproduzione, la tradizione non si ferma al confine. Quindi le regioni in realtà si muovono in maniera autonoma e distinta da registrare. Quindi molto spesso troviamo all'interno di diversi elenchi dei duplicati. O ancor peggio, troviamo dei prodotti chiamati con lo stesso nome, ma che non sono la stessa cosa. Quindi questo non fa altro che creare confusione in chi poi effettivamente, il consumatore per dirti, ma anche chi fa ricerca, va a cercare le informazioni su questi prodotti. Come si risolve questa situazione qua? Si risolve andando, si risolve nel momento in cui noi, quando attestiamo una tradizionalità, facciamo ricerca bibliografica. Quando noi facciamo ricerca bibliografica non ci limitiamo a trovare la ricetta, piuttosto che non ci limitiamo a trovare il fatto che ci si prepari in questa determinata maniera o che fosse presente in quella cosa, ma cerchiamo sempre di legare quello che noi descriviamo a una reale, a una tipologia di a una provincia, a una regione. Ok? L'altra cosa è che noi comunque cerchiamo anche di ricevere testimonianze del territorio, quindi molto spesso noi registriamo dei pattern, facciamo ricerca su dei pattern, soprattutto quando ci vengono segnalate al territorio qualche cosa interessante. Quindi da un lato abbiamo la bibliografia, dall'altro lato abbiamo testimonianze orali, e quindi cerchiamo comunque di riassumere le informazioni che abbiamo e di collegare questo prodotto al territorio. Non so se rispondo a domanda. Sì, diciamo, potrebbe venire fuori appunto comunque un calabrese dicendo che quello è un prodotto tipico. Ma non è un problema, perché cioè, nell'elenco dei PAT è ammessa la duplicazione, che personalmente è un problema, perché i PAT non presentano un disciplinare di produzione. Quindi se una persona qualsiasi domani sul banchetto della bancarella vuole vendere la caduta di pigiama come PAT, ma che non è una caduta di pigiama, solo una caduta colorata, tu non puoi contestare nulla. Quindi per questo c'è bisogno poi, per valorizzare meglio i prodotti, registrarli nei GP, nei DOP. Una cosa che non ho detto nella presentazione è che quando un prodotto diventa GP o DOP viene automaticamente cancellato dalla lista dei PAT, proprio per evitare che ci siano delle sovrapposizioni normative. Quindi i PAT sono un primo passo. Consideriamo il fatto che quando noi andiamo a scrivere un disciplinare di produzione delle GP e delle DOP ci viene richiesto anche un'attestazione di storicità del prodotto, che è ripreso da quello dei PAT e di 5 anni. Ed è una cosa che esiste per la DOP e GP, è un'indicazione che c'è solo nella normativa italiana, perché nelle altre normative non c'è un legame col territorio che deve essere attestato, ma non è indicato un anno, cioè un periodo di tempo in cui deve essere attestato. Quindi questo legame che la normativa italiana ha scelto di dare ci aiuta dicendo che nel momento in cui registriamo un prodotto come PAT, poi è più facile registrarlo come DOP e GP, perché una parte del lavoro, che è quella, tra virgolette, non dico più pesante, ma è quella più bibliografica, più del territorio, è già stata fatta. Sì, okay. Ci sono altre domande, altri interventi? Ma io solo dare i complimenti per questa presentazione. Grazie. Mi sono rivisto un po' anche i presidi SLOFU, molti di loro, sì, sono presidi SLOFU, ma il SLOFU coglie proprio lo spirito della formulazione di tutta l'enciclopedia, sì, che viene fatto. Ma lo vedo, e questo magari può essere un aiuto anche alla richiesta di lavorare in rete, lo vedo anche ad una produzione. In effetti, per l'occhio è più importante il produttore che lo salvaguarda. Questo è chiaro che è stato già trovato da un altro in questo caso, però bisogna salvaguardarlo perché poi possa essere alimentato nella valorizzazione. E quindi anche essere volanti di economia, poi questo è la finalizzazione. Io personalmente reputo che Slow Food sia un'ottima via di mezzo tra questo e le GP del gioco. Cioè, pur essendo un qualcosa alla fine che non è normativata, cioè privata sostanzialmente,
come cosa, però è uno strumento di valorizzazione che è molto utile, perché c'è un grosso dislivello tra quanto viene richiesto qui e quello che viene richiesto normativa di GP. Quindi e soprattutto nel momento in cui ci sono posizioni molto limitate, ne parlavamo anche prima, prima dell'incontro, quando sono delle posizioni molto limitate, è difficile anche chiedere il GP. Quindi è molto difficile valorizzare il cedario. Se noi pensiamo alla quota di Tigiano, famosa che stiamo dicendo prima, che è solo a Tigiano, ok? O alla quota di Polignano, che è solo a Polignano. Ora, per fortuna, la quota di Polignano nel 2015, quando si è scritta, era ancora a rischio di erosione genetica. Ora, fortunatamente, vuoi perché il turismo a Polignano porta maggiori attenzioni, vuoi perché il fatto che sia una caduta colorata dà maggiori attenzioni, vuoi per valori nutrizionali che sono stati comunque attestati dalla ricerca che è stata sviluppata, la quota di Polignano è un prodotto che ha il presidio sullo food, è comunque in forte crescita, stanno comunque è cresciuto di molto la produzione, quindi va bene. Però per altri prodotti questa cosa non è possibile, è difficile proprio tutelarli, perché se noi non consumiamo questi prodotti, non c'è interesse a consumarli, si perdono. A meno che non li consentiamo in una banca semi, li lasciamo là, diciamo che ci sono, che va bene, però... L'ispettore Pastro appunto assume un ruolo di responsabilità. Assolutamente sì. Questo che potrebbe dare anche l'idea di attivare quello che c'è in altre parti in Italia, che stanno facendo anche in Europa in generale, quelle che sono le politiche del cibo che bisogna sviluppare attraverso le amministrazioni. Ci sono le comunità del cibo che sono esattamente, che sono state istituite con la 194 del 2015. Noi abbiamo provato a farla Monopoli Polignano, una comunità del cibo Monopoli Polignano, con persone in Comune di Bari. Però purtroppo sono delle attività che richiedono un forte impegno da parte delle amministrazioni, certo. E che soprattutto richiedono quello che ho detto prima, fare rete. Molto spesso anche le singole amministrazioni purtroppo si muovono in maniera singola, autonoma, perché c'è difficoltà a collaborare per differenti motivi, ma non magari perché non si vuole collaborare. Le combinazioni sono il vero ostacolo a quello che prende, perché la politica del cibo viene poi possibile attuare se l'amministrazione la riconosce, sì, con atto pubblico. Sì. Arrivare all'atto pubblico è difficilissimo, però già ci sono delle leggi belle, per esempio, sì, sì, sì. Lecce ha fatto qualcosa, c'è anche nella, si sta dando da fare. Nel Lazio ce n'è un'altra molto interessante, anche in Toscana, però non mi ricordo i nomi. La comunità del cibo che noi abbiamo cercato di fare in quella reale era compagnia del Carosello, che è sempre un altro progetto che abbiamo fatto con l'Università di Bari, sì. Che però purtroppo noi avevamo comunque anche già preparato gli atti amministrativi per andare a, cioè doveva essere solo approvato dall'amministrazione questi atti, e purtroppo non siamo riusciti a... Sì, i motivi sono diversi, non quelli che possono sembrare l'informazione, però sono tantissimi e quindi è difficile, assolutamente. Concordo. Per quello che ne so, siccome poi io partecipo alla condotta di Bari, diciamo, alla città metropolitana già si sta attivando sotto questa cosa, ed è in rete con Bergamo per fare un asse nord-sud. Però questi sono quelli, fino a che non c'è l'atto pubblico, sì. Proprio del riconoscimento delle politiche del cibo, perché poi coinvolge non solo il prodotto agricolo in sé stesso. La comunità del cibo, anche la cultura, le scuole, le associazioni. 360. Assolutamente sì. Se non 370. Assolutamente. Ci sono altre domande? Volevo capire come si fa a presentare questi. Come fate a trovare questi patti? Ve li presentano, li trovate voi? Come, perché tu hai detto un prodotto prima la coperta di pane. Ma perché di pane che non esiste? Ma mi ha suggerito altro, perché insomma, quello che ho capito si inizia dal patto, poi si va avanti con lo slow food, con... Sì, si potrebbe anche andare a prendere il GP. Assolutamente, cioè non è un percorso obbligato. Questo però, cioè, mi fa pensare che la sabbia diciamo, è un trampolino di lancio. Dal abbiamo fatto un lavoro per valutare effettivamente se fosse un trampolino di lancio, come dicevo durante la presentazione, facendo un calcolo di quelli che sono stati prodotti che dal 2000, quindi dal primo elenco dei PAT, ad oggi hanno ottenuto i GP e i DOP, il 56% erano PAT, quindi erano prima PAT. Esattamente. Non sappiamo se c'è un nesso di casualità, io immagino di sì. Perché c'è cioè, qualcuno che si interessa, nel momento in cui interessi, questo è molto facile perché conoscenze da ottenere, le sfide sono molto facili da compilare. Per quanto riguarda il processo, come arriviamo a per quanto riguarda il processo, come arriviamo a scrivere le parti?
Ti faccio l'esempio di quello che abbiamo fatto per quest'anno. Quest'anno con il professor Santa Maria abbiamo chiesto ai ragazzi del corso di laurea magistrale dell'Università di Bari di Scienze Ambientali e Territoriali di presentare come caso studio un patto. Ci sono tanti modi differenti di arrivare a questa voce. C'è qualche ragazzo che è partito da testimonianza della nonna. Cioè, lui ha detto, io mi ricordo che mia nonna mi preparava questa cosa. C'è un altro ragazzo che invece ha detto, ho dei piatti che consumo a tavola, che possono essere tradizionali, perché a casa mia si consumano, però voglio partire invece da una biblioteca. E quindi si è recato in biblioteca del paese, ha richiesto dei libri di cucina locale, ha visto che c'era comunque una coerenza tra quanto riscontrava sul libro e quanto ricordava lui e quanto consuma lui ad oggi, e quindi è riuscito a recuperare queste informazioni. Altri hanno chiesto informazioni a studiosi e cultori del posto, oppure associazioni, anche centri anziani, esattamente, centri anziani, anche ecologo, perché molto spesso sono comunque depositari di testimonianze storiche. Addirittura c'è una ragazza di non mi ricordo esattamente il Castellaneta, forse comunque non mi ricordo esattamente, ha trovato un signore che ha negli ultimi 30 anni raccolto testimonianze dal territorio, ha scritto un volume con fotografie di prodotti tradizionali del suo paese di origine, che non è mai riuscito a pubblicare perché nessuna casa editrice, nessuna, non c'è stato mai interesse per questa tipologia di pubblicazione. Noi cercheremo di recuperarla questa cosa, perché a prescindere da quel riconoscimento fatto le cose, comunque è un qualcosa che è giusto che sia tramandato, che sia conservato, che sia valorizzato come lavoro. Cioè lui andava in giro agli anziani, alle associazioni, faceva interviste, prendeva appunti, le scriveva, quello come signor anziano. Però è un qualcosa che se non hai conoscenza, non cerchi il territorio, non c'è mai. Quindi, non so se le tue domande, il percorso può essere molteplice. Questa è la fotografia, comunque i ragazzi la portano, o fate anche voi. Abbiamo fatto metà metà. In realtà però questo è l'inizio del percorso. Magari i ragazzi venivano con un'idea, abbiamo comunque constatato che questa idea potesse essere fattibile, hanno cercato biografia noi, con biografia che ne abbiamo, eccetera, eccetera. Quindi comunque è un percorso. Dopodiché, nel momento in cui si trova la stazione storica, un'altra difficoltà che abbiamo riscontrato sia negli anni sia durante quell'esperienza è che anche differenti fonti riportano differenti ricette o differenti preparazioni per lo stesso prodotto, e quindi bisogna fare, come diciamo prima, anche un riassunto in qualche modo, o andare a vedere effettivamente sul territorio come viene preparato. E poi si vanno a compilare quelle schede che dicevo all'inizio, che sono le schede regionali, viene presentata entro una data limite la domanda alla regione. La regione valuta la domanda, nel momento in cui viene valutata la pubblica sul GURP le nuove proposte di PAT, vanno poi al Ministero, e il Ministero direttamente verso febbraio, marzo, aprile, se sono in ritardo, vanno a pubblicare il detto ministeriale, vanno ad aggiornare l'elenco e ad inserire un PAT. Quindi se volesse avere un libero cittadino, proprio di qualcosa, non può. Può farlo anche autonomamente. I PAT possono essere iscritti da associazioni, singoli cittadini, da scuole, molto interessante per le scuole. Cioè, io immagino una scuola, una classe, un istituto, può essere una superiore, può essere un elementare, può essere comunque, che riceve con i bambini queste informazioni e decide di fare questa cosa. Cioè, la cosa bella di questa tipologia di riconoscimento è che è presentabile da chiunque, appunto per questo fare rete anche in qualche modo. Poi noi siamo disponibili, ovviamente, con le nostre competenze per aiutare a andare a sviluppare la scheda, perché le facciamo da anni. Però è facilmente sviluppabile o comunque presentabile da tutto. Voi dove state? A Camos. A Camos. A Capatelli Agraria. Voi state seguendo Castellana? Sì. Anche se con Castellana c'è, lì anche tempi di tradizionali. Però anche in quel caso, ma senza fare il caso di Castellana, molto spesso noi troviamo appunto che sul territorio, come dicevamo prima, lo stesso prodotto viene chiamato in maniera differente e c'è questa tipologia di problematica. Però è una cosa che noi abbiamo seguito, che comunque è andata in porto, e quindi andiamo a fare questa cosa.
Ma quando un prodotto... È una preparazione comunque errore, ed è giusto che venga fatto di correggere di corsa. E poi non ho seguita personalmente, onestamente, la seguita questa settimana l'ha seguita direttamente. Quindi noi abbiamo presentato nuove 23 domande questa. Che saranno in realtà già la regione dovrebbe inserire nel gruppo a dicembre, nella prossima pubblicazione, però dobbiamo aspettare comunque per il via libera di tutte le diverse categorie, oppure c'è qualcosa che prevale? Sì, solitamente comunque essendo di agraria cerchiamo sempre di valorizzare quelli che sono i prodotti vegetali. E difatti anche il fatto che in Puglia la maggiore presenza, la maggiore categoria presentata con i prodotti vegetali dipende anche da questo, perché uno dei gruppi di ricerca che lavora sui PAT è un gruppo di ricerca di orticoltura e quindi abbiamo valorizzato i prodotti. Come dicevo, non è capillare come cosa, cioè magari abbiamo dei prodotti di carne che non proprio a vino, impossibile, esattamente, sono i prodotti in generale che non, però è così la cosa essenzialmente. Sei dovuto a che magari in realtà anche loro mancano, perché probabilmente non c'è stata, probabilmente i vini potrebbero essere inseriti nella categoria delle bevande analcoliche distillate di cuoi forse, ma in realtà non c'è bene l'alcolico, non è l'alcolico, perché quella è la categoria delle bevande essenzialmente. Le birre c'è la categoria birre apposita, che però noi non abbiamo in Puglia, mentre in altre regioni c'è, come tipo oggi. Non c'è una storia in Puglia ad oggi, magari tra 10 anni potremmo ricordare il proprio conosco. Sì, però non ha ancora acquisito i 25 anni di tradizionalità. Siamo stati 25 anni di tradizionalità sul territorio, quindi così potrà sviluppare. L'altra cosa che manca sono gli oli. Cosa in altre regioni c'è? Però questo dipende sempre da chi si anche molte arbore, molte cerbore, molte cose non ci sono, ma questo anche molte varietà di oliti, di uvide, compagnia, non ci sono. Ma questo dipende sempre da chi si interessa a questo riconoscimento. Sì, no, io ti volevo chiedere una cosa veloce. Ma quando un prodotto è inserito nel PAT, ti faccio l'esempio, non so se è inserito il vincotto di uva. Sì. Ed è presente per esempio in altre regioni, poi si fa riferimento, cioè ti spiego, il vincotto di uva esiste anche in Emilia Romagna e si chiama Sapa. Sì. Voi poi citate anche nel PAT il fatto? No. No, perché sarebbe complesso, proprio perché, come dicevo prima, magari ci sono nomenclature differenti, magari la preparazione è leggermente differente, quindi non avendo conoscenza diretta della cosa, non ci sentiamo di andare a indirizzare questa cosa. Per esempio, tra i prodotti delle bevande analcoliche c'è il limoncello. Il limoncello è praticamente tutta Italia. Cioè il limoncello, tutte le regioni d'Italia c'è il limoncello sostanzialmente. Soprattutto al sud ovviamente, ma immagino limoncello, arancino, liquori all'oro, liquori d'India, liquori di mirto che c'è in Puglia, pur essendo molto spesso collegato alla Sardegna. Però è stata attesa la tradizionalità anche in Puglia, è stato uno dei primi PAT registrati. C'è una sola posizione. Quello è pugliese. Sto dicendo quello. Padre Peppe, no? Sì. Padre Peppe, lo fa anche a noci. C'è qualche altro intervento? Nel pubblico ho notato direttore regionale di Legambiente, Daniela Salzedo, se vuoi venire per un saluto accomodati. Ma no, sono venuta davvero come spettatrice, non sono venuta. No, vabbè, però buonasera a tutti, prima di tutto no, sono venuta perché l'argomento ci interessa particolarmente, ovviamente, anche perché insomma noi abbiamo alcuni circoli che sono molto impegnati da questo punto di vista, il circolo di San Michele, e quindi insomma lo seguiamo, è una delle nostre politiche, non è preservare la biodiversità. Ora siamo ricchissimi in Puglia perché abbiamo tantissimo a cui far riferimento. E in questi giorni abbiamo saputo che ripeteremo l'esperienza di Festa Ambiente in Puglia l'anno prossimo, quindi, ma e siccome noi attraversiamo tutta la Puglia, sarebbe bello fare in ogni provincia pugliese, sarebbe bello presentare per ogni provincia, per ogni tappa che facciamo con questo ambiente,
i prodotti, prodotti del territorio. Noi abbiamo in otto circolo il foro di Martina Franca che fa i mercati della terra, per esempio. Sì, anche lì, insomma, è molto importante, sì, questo, sì. E creare questa, la rete famosa. Ecco, noi cerchiamo di crearla anche fra i nostri circoli. Comunque sono qui solo, in forma assolutamente anonima. Sono venuta davvero soltanto per... ormai non più. Però insomma, vi ringrazio perché è stato comunque molto molto interessante. Grazie. Grazie a voi. Va bene, allora penso che possiamo chiudere la serata. Io vi ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione, forse con qualcuno di voi sicuramente, no, forse, sicuramente ci incontreremo, però se con qualcun altro no, colgo l'occasione per farvi auguri di buone feste. E volevo dare un'anticipazione molto, già che abbiamo notato diverse piante spontanee, siccome Legambiente ogni anno organizza una o due passeggiate che fondamentalmente curo io, alla ricerca anche di essenze, di piante, di, insomma, dei vari usi, sia eduli ma anche etnobotanici, e quindi stiamo pensando di organizzarne una diciamo in inverno, perché fondamentalmente, soprattutto per il discorso delle piante eduli, se le temperature cominciano a essere elevate, tipo fine marzo, aprile, che in genere sono le giornate che si dedicano alle passeggiate al sole con le temperature miti, però le piante eduli ormai non sono più eduli e quindi bisogna organizzarle in inverno. Però diciamo, seguiteci o su Facebook o diciamo, sui social, insomma, stiamo pensando ad una data, però ancora non è definita. Io vi ringrazio ancora, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio Leonardo Manganelli di Svolta Urbani e alla prossima. Ringrazio l'ottimo Adriano per la sua notevole disponibilità, competenza.